Ricordate la pubblicità di Algida Five Cents? Quella che abbiamo visto tutti in TV quando fu lanciato il nuovo Magnum. Negli anni 90, peraltro, era molto in voga una pubblicità di Gatorade ambientata nella savana, il cui messaggio era: non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che inizi a correre. Oppure, avete preso parte per l'inaugurazione di un locale, di un ristorante, ad una serata a tema, sul tema, ad esempio, cena con delitto. Bene, tutti questi sono degli esempi di quello che oggi viene chiamato il marketing esperienziale, ovvero quell'applicazione del marketing che ha come obiettivo principale di far vivere un'esperienza al consumatore prima che egli proceda all'acquisto di un dato prodotto. Il consumatore oggi, grazie alle moderne tecnologie, è un consumatore molto attento, molto informato, molto esigente. Allora, le aziende che hanno tra i loro obiettivi di accorciare le distanze rispetto al proprio mercato potenziale, iniziano a mettere in atto una serie di strategie che hanno come obiettivo il coinvolgimento emotivo del potenziale cliente, quindi dei consumatori, indifferentemente dal fatto che l'attività preveda una vendita in presenza oppure online. Anche le aziende che vendono attraverso internet, infatti, applicano questo modello di marketing, il marketing esperienziale. E grazie all'uso di una corretta comunicazione, di un modo coerente di presentarsi, riescono a far vivere ai consumatori un'esperienza che sia indelebile e indimenticabile, che permetterà ai potenziali clienti di sceglierle e di restare fedeli. Su questo si basa tutto il nuovo orizzonte a cui oggi le aziende sono chiamate a prepararsi se vogliono essere al passo con i tempi, dal momento che, come dicono gli esperti del marketing esperienziale, tra il dire e il comprare c'è di mezzo il provare.